Allora, i suoi veri sentimenti per te in questo momento. Scegli una carta e la lettura dei tarocchi d'amore. Allora, quello che devi fare è semplicemente scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. E andremo a scoprire quali sono i suoi veri sentimenti per te in questo momento, in modo incredibilmente preciso. Pensa alla persona che ti interessa e scegli o il Buddha o la piramide o la stele. Iniziamo a togliere la stele e la piramide e partiamo da chi ha scelto il Buddha e iniziamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo un attimino quali sono i suoi veri sentimenti per te in questo momento. I suoi veri sentimenti per te in questo momento. Vediamo quali sono i suoi veri sentimenti per te in questo momento. Allora, tagliamo. Giriamo e vediamo un attimino. Allora, bene, allora prova un po' di fastidio nei tuoi confronti. Probabilmente si sta, diciamo, non è un sentimento, ma è un sentimento di fastidio. Probabilmente si sente un po' rotto nei coglioni. Diciamo, teme il Papa, diciamo, si pone anche come una figura spirituale, poi fondamentalmente si pone un po' al di sopra di te, quindi ha una certa arroganza un po' nei tuoi confronti e esce comunque il mondo al contrario, quindi sicuramente in fondo c'è un qualcosa di positivo che però non viene fuori proprio a causa di questa situazione di arroganza un po' sua. E anche al fatto che probabilmente si sente un po' stressato, probabilmente da te, probabilmente una situazione che sta vivendo in questo momento nella sua vita. Cerchiamo di approfondire con quello che ci dicono i tarocchi Osho di Zen per cercare di approfondire un po' questa tematica e cercare di capire che cosa, com'è la situazione, quali sono le situazioni sul momento. Cerchiamo di cogliere un attimino allora, tagliamo e vediamo un attimino quali sono i suoi veri sentimenti per te in questo momento. Allora, beh, c'è un po' di rabbia, anche un po' di rancore verso di te. È una persona che comunque, diciamo, resta con te perché comunque c'è un divertimento, cioè, ecco, ci sono sentimenti contrastanti, diciamo così, vengono fuori proprio sentimenti contrastanti. Da un lato un interesse, dall'altro un po' di rabbia e c'è anche comunque una forte passione. L'amante rappresenta proprio la passionalità, quindi anche una passione, è un legame, un collante molto forte. Vediamo un attimino. Cosa ci dicono gli arcani cosa ci dicono i registri akashici. Allora, tagliamo e vediamo un po' e cosa viene fuori qua. Vabbè, qua viene fuori, è un equilibrio, quindi veramente sta confermando che c'è proprio un'altalenanza di sentimenti, bene e male coesistono, quindi quello che devi fare è cercare di far prevalere il bene sul male, quindi cercare di capire un attimino cosa fare. Le potenzialità ci sono, devi semplicemente riuscire a eliminare un po' di rabbia, quindi essere probabilmente un po' meno pressante, stressante verso questa persona. Bene, togliamo il Buddha e passiamo alla piramide. Siamo alla piramide, risistemiamo le cose. Iniziamo la mescola, iniziamo la mescola.
Allora, tagliamo, giriamo e vediamo un attimino. Allora, viene fuori la papessa. La papessa è comunque un simbolo di anche di spiritualità, quindi ha dei sentimenti cerebrali, spirituali, diciamo così. Viene fuori anche il Papa, l'energia femminile e l'energia maschile che sono unite, quindi diciamo che i sentimenti ci sono mantenendo un distacco. Più la parte spirituale, diciamo, se vogliamo, che da questo punto di vista che la parte poi propriamente carnale. E viene fuori anche il karma, quindi i sentimenti sono positivi, però sono un po' contrastanti anche qua, cioè nel senso che è uscito il karma al contrario, vorrebbe arrivare a una conclusione, vorrebbe arrivare a costruire qualcosa con te, ma non se la sente del tutto. Vediamo di approfondire questa tematica con i tarocchi Zen di Osho, cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Mescoliamo sempre. Tagliamo. E vediamo un attimino di approfondire un po' la tematica. Ma sicuramente, diciamo, c'è abbondanza, nel senso che ti percepisce come una persona che può dare tanto e di fatto questo è anche positivo, è qualcosa che crea legame. E ha una nuova visione, diciamo, anche di questa relazione. Quindi è una fase di trasformazione, una fase di cambiamento, per cui è molto importante in questo periodo, in questo momento, metterci le energie per far fluire la relazione nel modo corretto. E deve avere soltanto un po' di pazienza, perché per questa relazione possa decollare. Diamo ancora una scorsa con diciamo, i registri akashici, mescoliamo. E vediamo un attimino, tagliamo. Cosa viene fuori? Beh, la legge del riflesso significa che ti stai rispecchiando, si sta un po' rispecchiando in te, quindi diciamo che sta proiettando un po' anche i suoi turbamenti su di te, che favorisce comunque un legame. Quindi io direi che in questa situazione la cosa migliore da fare è cercare di come dire, far fluire la relazione senza essere troppo appiccicosi e stressanti e la cosa può andare bene, insomma, può decollare questa relazione, superando un po' di vincoli dati probabilmente dallo stress, diciamo, a questo punto dal fastidio che si è generato. Bene, togliamo la piramide e passiamo alla stele. Ripristiniamo il tutto. Allora, ripristiniamo. Mescoliamo le carte. Tagliamo. Giriamo. E vediamo un attimino cosa ci dice perché ha scelto la stele. Allora, sempre il Papa che esce fuori, qua continua a uscire fuori questo Papa, quindi, però questa volta è uscito al contrario, quindi c'è un po', veramente una relazione un po' distaccata, è una persona veramente indecisa su cosa provare. Il carro esce all'indritto, quindi ci sta dicendo in questo caso che, diciamo, ci sono buone prospettive affinché una relazione possa andare avanti. E sicuramente è una persona che ha un senso di giustizia, quindi una persona che pensa, cioè ti dà stima e considerazione. Ecco. Quindi diciamo che è molto più sul razionale, ma prova stima e considerazione nei tuoi confronti, e però effettivamente ci può essere un certo distacco. Vediamo se questa cosa qua è confermata. Andiamo con i tarocchi Zen di Osho.
cerchiamo di capire che cosa accade. Allora, tagliamo. Allora, è una questione un po' di voler uscire fuori dagli schemi, si sente un po' bloccato e vorrebbe togliersi dei coglioni, questa persona, perché è più attratta dal divertimento, è più attratta da altre situazioni, quindi non è... si limita un po' a seguire il flusso, un po' ad agire un po' istintivamente, quindi non è ancora sicuramente pronto per avere una relazione. E i suoi sentimenti sono di stima e considerazione, però si sente un po' bloccato in questa situazione, si sente un po', come dire, fermo e quindi ha questo blocco che lo paralizza da un certo punto di vista. Vediamo un attimino. Cosa ci dicono anche il... Oh, no. Quindi vuol dire che questa relazione ha già finito, non può funzionare, purtroppo. O per fortuna, perché poi può essere anche una fortuna. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tranosco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.